Ciao ragazzi! Oggi parliamo di Jurassic Park! Jurassic Park, film del 1993, diretto da Steven Spielberg, basato sul romanzo di Michael Crichton, famosissimo. Esatto, il film più famoso di dinosauri, possiamo dire. Assolutamente. Massiccio uso del CGI, probabilmente il primo grande film con così grande effetto speciale, è passato alla storia anche per i suoi errori. Allora, dovete sapere che all'epoca dei dinosauri la percentuale di ossigeno era circa del 30%. Esattamente. Ai giorni d'oggi invece è 21, molto meno. E quindi degli animali così grossi al giorno d'oggi non riuscirebbero a sopravvivere. Nel film i dinosauri vengono riportati alla vita grazie al sangue ritrovato dentro una zanzara dentro a un'ambra fossilizzata. E questa è un'idea geniale. Già, solo che c'è un piccolissimo errore. I giacimenti di ambra fossile della Repubblica Dominicana si sono creati 20 milioni di anni dopo la scomparsa dei dinosauri. Di conseguenza, quella zanzara non ha mai succhiato sangue di dinosauri, quindi all'interno non c'è. L'idea che abbiamo di preistoria è sempre un pochettino vaga. Molti pensano che tutti i dinosauri siano esistiti nello stesso arco di tempo, e questo non è assolutamente vero. Ci sono alcune specie che non si sono mai incontrate. Pensate solo che la Terra esiste da circa 4 miliardi e mezzo di anni. E in questo periodo i dinosauri sono sopravvissuti per 200 milioni di anni, si sono estinti 60 milioni di anni fa e l'Homo sapiens esiste da 200.000 anni, quindi il dinosauro è esistito per circa 1000 volte di più rispetto a noi. Chissà quante specie, caspita. La nostra conoscenza sui dinosauri è ricavata solo dagli studi fossili e la probabilità di fossilizzazione è bassissima, quindi un sacco di specie noi non le abbiamo mai viste. Però dai fossili non possiamo ricavare tutto, nel senso che il colore della pelle, gli aspetti comportamentali, tutte queste cose non possono essere capite da un fossile. Certo, sono molto difficili. Facciamo un brevissimo esempio. Immaginiamo un leopardo e una pantera, quella nera, li conoscete tutti, animali molto molto semplici. Dal punto di vista scheletrico sono identici. Tu prendi un bravissimo paleontologo e dici: ascoltami, mi dici esattamente che specie sono, il colore, tutto quanto? E lui dice: beh, sono la stessa specie. Invece no, perché uno è un leopardo e l'altro è nero, è una pantera. Toh, in barba. E quindi chissà quante cose, quanti aspetti che noi crediamo di sapere o ipotizziamo, ma in realtà lo sbagliamo completamente. Già. Ma parliamo di dinosauri. In Jurassic Park il Velociraptor che viene rappresentato in realtà era un Utahraptor. Poi probabilmente per questioni di nomi era più intuitivo il nome Velociraptor, hanno deciso di usare quello. Ma in realtà il Velociraptor era alto 1,5 metri circa. Sì, circa. E tra l'altro tutti i raptor possiedono penne e piume. Esatto, erano rettili di transizione verso gli uccelli, i famosi anelli mancanti nell'evoluzione. L'artiglio dei raptor viene mostrato come un falcetto che serve per sbudellare le vittime. Beh, sono stati fatti degli esperimenti meccanici con riproduzioni e con fossili veri. Quell'artiglio non era assolutamente affilato, era solo un punteruolo, sempre molto efficace per uccidere le vittime, ma non era usato come una falce. Tipo lo scorpione che funge. Sì. Però non si può sapere se era velenoso o meno, magari poteva essere. Noi non possiamo saperlo. Ti faccio un esempio. Il morso del varano è velenoso, ma non perché ha sacche velenifere ben evidenti, ma perché è ricco di batteri. Batteri che mandano in cancrena la carne. Quindi perché non poteva essere così anche l'artiglio di un raptor? Ma scusami, ma del Tyrannosaurus Rex che cosa mi dici? Allora, l'hanno fatto obiettivamente troppo veloce. Nel senso che nel film insegue le macchine tranquillamente, come se nulla fosse. Invece... Già, è stato scientificamente provato dagli studi sulla struttura ossea che più di 20-25 km/h non poteva andare. Al massimo faceva qualche scatto un pochettino più veloce, ma era veramente molto molto lento. Addirittura si pensava che fosse un saprofago. Esatto. Un po' come il ghepardo che ammazza la gazzella, se la magna arrivano le iene, fanno scappare il ghepardo e si mangiano la iena. Si mangiano la gazzella. Porca troia, si mangiano la iena. Sono talmente fighi. Sì. Le iene si mangiano la iena. Si automangiano da sole. No! Vabbè, avete capito. Il Dilophosauro non aveva né la cresta
tutt'attorno né sparava veleno in faccia agli altri. Non lo so, si sono inventati un comportamento, un dinosauro l'hanno messo lì e hanno fatto fare un pochettino così il giullare, non lo so, boh. Povero il ciccione. Povero il ciccione. Molto bravi a ridar vita ai dinosauri, ma la vegetazione del loro periodo? Che cosa mangiano i vari brontosauri? Tutti erbivori, lo stegosauro. Esatto. Cosa mangia? Mangiano la nostra vegetazione. Già, a quanto pare. Si sono ben adattati, forse. Esatto. Bravi. E ora vi diciamo l'errore numero uno di Jurassic Park. Il più grande. E infatti deriva esattamente dal fatto che tutti i dinosauri che sono stati utilizzati durante il film appartengono al periodo Cretaceo e non al Giurassico. Già, e quindi il titolo è sbagliato, deve essere Cretaceous Park. Bello, Bella merda. Forse hanno fatto bene a usare Jurassic. Già. Bene ragazzi, il video finisce qua. Speriamo che vi sia piaciuto, nonostante non è stato uno dei nostri soliti video, ma siamo stati un pochino più scientifici questa volta. Un pochettino più acculturati, giusto un pochino. E vi invitiamo a condividerlo, a mettere mi piace, a suggerirci. Ci sono altri film che vi sono piaciuti che non vi tornano? Volete che noi li analizziamo scientificamente? Fatecelo sapere in un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.